straordinaria che è Anita Vitale. Grazie. Fare due o tre brani, io avevo quattro brani di repertorio, perciò mi è andata bene, diciamo, non è che ne avessi molti altri, e uno di questi è un brano che si intitola Take the Train, che è un brano che è stato scritto da Billy Strayhorn e veniva suonato abitualmente dall'orchestra di Duke Ellington, ed è un brano che è stato scritto perché in onore alla prima metropolitana di New York che collegava Harlem a Manhattan, e noi abbiamo pensato di farvelo ascoltare in questa versione un po' diversa dall'originale. Take the Train, Billy Strayhorn. Allora, qualcuno di voi probabilmente l'avrà vista, cioè chi è siciliano sicuramente la conoscerà, chi non è siciliano ha la fortuna di conoscerla questa sera, questa straordinaria cantante. A gennaio lei ha partecipato a una trasmissione Rai, dove ha cantato un brano tra l'altro bellissimo, che è stato scritto, è ricorrente questa sera, Frank Sinatra, pazzesco, incredibile, diciamo, per la è un brano che ha scritto lui, Frank Sinatra ha scritto il testo di questo brano, un brano bellissimo, che noi non abbiamo preparato comunque questa sera. No, però... I'm a Fool to Want You, che cantava anche Billie Holiday. Che bello. To want you. I'm a fool. Anita Vitale, straordinaria. Thank you.
Chiedono che lavoro fai, e di solito la domanda che ti fanno sempre i musicisti, no, io dico di lavoro che cosa fai? Ragazzi, sembra strano, a noi ci pagano per fare questo, anche stasera dovremmo essere pagati per questo, dico, a molti gli sembra strano, però da quando c'è stato, ho avuto questa esperienza con Baudo, e io capisco che già stanno per farmi questa domanda, prima che mi facciano questa seconda domanda, dico, io ho lavorato più di 20 anni con Pippo Baudo, e la cosa pazzesca è che mi dicono subito, ah, bravo. Cioè, ma prima sentimi, poi ma cioè, Anita Vitale! Siccome nel 76 Stevie Wonder è arrivato con questo brano meraviglioso che si intitola Easy and She Lovely, anche se pure con questo brano ho un ricordo negativo, perché mi ricordo che aspettavo che lo facessero in radio, a quei tempi mica andavamo su YouTube nel 76, e allora aspettavo, quando lo beccavo in radio, c'era lui che cantava questo brano, poi iniziava questo solo di armonica meraviglioso, e c'era sempre in quel momento che arrivava il DJ che diceva, ehi ragazzi, ascoltate, e cominciava con questa voce così, cominciava a parlare sul solo di armonica, stai zitto. Parla quando canta lui o comunque quando canta qualcun altro, lasciamela ascoltare. Ho onorato di averla anche con Anita Vitale. Grazie infinite, Anita Vitale!